Siete in collegamento con la piazza centrale di Avola per il rito pasquale. Vedete la pace fra la Madonna che abbraccia il Cristo risorto. E il rito ultimo è quello forse più aspettato, più atteso, della passione del Cristo, della Settimana Santa. Venerdì Santo c'è stata la processione, ieri sera poi la resurrezione a mezzanotte e oggi l'incontro, dopo che il Cristo è risorto, vedete, fra la statua del Cristo risorto che per tutta la notte è stata tenuta nella chiesa di San Giovanni Battista, Corso Vittorio Emanuele, e la Madonna che è in questo momento, ecco, il secondo passaggio della pace, una delle cerimonie, uno dei riti più belli della Pasqua siciliana. Ricordiamo che lo stesso rito si ripete in tante altre città della nostra Sicilia, piazza stracolma di gente, in collegamento con Canale 8, Giovanni Battaglia, Maria Rosa Roccaro, che vi passo subito, alla regia c'è Sebi Roccaro e Salvo Lentina è l'operatore. Maria Rosa, allora, piazza gremita come sempre di gente. Sì Giovanni, una piazza gremita di fedeli, ecco, nel frattempo vediamo il terzo abbraccio tra la Madonna e il Gesù Cristo. Anche il tempo pure quest'anno è stato clemente, come da tradizione il vento e la pioggia del Venerdì Santo e del Sabato Santo poi vanno a svanire in occasione del mezzogiorno, della pace, la pace che qui stiamo vedendo ad Avola soltanto per voi, per i nostri telespettatori di Canale 8. Ecco, adesso le due statue cominciano a spostarsi perché la celebrazione della pace è un rito che si sposta in tutte le piazze di Avola, quindi noi adesso andremo a seguire tutte le fasi di questa Santa Pasqua. Lo ricordiamo, siamo in diretta su Canale 8, siamo visibili anche su streaming, basta collegarsi al sito www.canale8.org. Ringraziamo la regia di Salvo Lentini, Sebi Roccaro che ci segue da studio e i tradizionali botti di Pasqua. E quest'anno a sorpresa vediamo anche botti dopo la pace. C'è una certa sorpresa per questi fuochi d'artificio, forse non previsti, sparati al lato proprio della chiesa madre dopo il primo appuntamento con la pace. Ecco, ma ci sono anche le autorità cittadine, vediamo il sindaco che precede le due statue. Maria Rosa. Ecco, andiamo subito dal nostro sindaco Luca Cannata. Sindaco, una festa che nonostante le ristrettezze economiche non ci è mancata, intanto buona Pasqua. Grazie, ma buona Pasqua a tutti, serena Pasqua alle famiglie, a tutti coloro che in questo momento, ecco, stanno vedendo la nostra tradizione. Noi siamo legati a quello che in questo caso rappresentano le cose più importanti e straordinarie di una città. E allora in questo caso noi vogliamo essere presenti e vicini perché crediamo, ecco, che grazie alle tradizioni una città possa continuare a crescere, continuare a pensare al futuro e grazie al passato, ecco, si può anche pensare come poter crescere e migliorare per i nostri cari figli, perché poi alla fine cerchiamo tutti questi la felicità e la serenità che vogliamo. Grazie a tutti. Allora, ringraziamo il nostro sindaco, buona Pasqua. Abbiamo anche il Presidente del Consiglio Adriano Canonico. Una Santa Pasqua. Una Santa Pasqua e soprattutto all'insegna di una serenità e di pace per tutte le famiglie, per tutte le persone che stanno male e che stanno vivendo una crisi profonda nelle famiglie che veramente hanno bisogno. Io auspico che questa pace e serenità arrivi nei cuori di tutte le famiglie delle famiglie avolesi e dei cittadini italiani. Grazie Presidente, una buona Pasqua anche a lei. Adesso noi ci spostiamo perché diamo spazio alla processione che prosegue. Andiamo anche a fare qualche intervista, dietro di me ho il nostro Salvo Lentini che ci segue. Una buona Pasqua. Grazie. Com'è questa festa qui ad Avola? Emozionante come sempre. E diavola, sì. La segue da sempre. Quando posso, adesso erano molti anni che non la vedevo più. Insomma, però è sempre un piacere. Bellissima. Sempre meglio, grazie anche a voi. Grazie a lei. Ecco nel frattempo le immagini del nostro Salvo Lentini, lo ricordiamo, siamo in diretta su Canale 8. Cerchiamo di dare un buon servizio anche a voi da casa che non riuscite ad essere qui con noi, ma potete seguire tramite televisione una festa che è una grande, grandissima tradizione. Adesso le immagini ci propongono la banda musicale avolese del maestro Sebastiano Bellatte che come sempre
seguo le statue che si spostano verso Sant'Antonio ed è un momento di grande festa. Le piazze sono sempre gremite. Ecco i fedeli che seguono la processione. Una buona Pasqua. Altrettanto, grazie. Com'è questa festa? Molto popolare. Molto particolare, suggestiva. Suggestiva, certo, suggestiva. Io ho detto molto. Ecco, voi siete di Avola? Io sì, lui no. Ecco, voi la seguite spesso oppure la prima volta? Ma viviamo fuori. Però io fino a 25 anni l'ho visto tutti gli anni. Siete venuti in occasione della Pasqua, insomma, per le vacanze? No, no, sì. altri motivi ci siamo formati per, ci siamo fermati per la festa. Ecco, ne avete approfittato. Sì. E allora una buona Pasqua. Anche a voi, grazie. Grazie. Prosegue la festa qui ad Avola, i fedeli cominciano a spostarsi verso le piazze vicine per continuare a seguire quella che qui ad Avola è una grande, grandissima tradizione, una grande festa anche per i bambini che aspettano con fremore questo momento. Noi continuiamo a riprendere i momenti salienti di questa festa insieme al nostro Giovanni Battaglia. Ogni anno Canale 8 propone tutti gli eventi, cerchiamo di stare vicino alla gente, cerchiamo di offrire un buon servizio e continuiamo ancora con le interviste, andiamo a sentire la voce dei cittadini, una buona Pasqua! Ciao, grazie altrettanto. Ecco, siamo in diretta da Canale 8, cosa vogliamo dire in occasione di questa Santa Pasqua? È una bellissima festa, la festa dell'amore, della pace, non so che dire. È sempre un'emozione vedere questa tradizione. Molto emozionante, specialmente io quando sento la musica dietro la processione, piango, non lo so perché. È sempre una bella sensazione. Allora io vi auguro una buona Pasqua, ho intervistato i miei zii, mi ha fatto molto piacere. Auguri anche a voi, noi proseguiamo con le interviste. Vi piace questa festa di Pasqua? Sì, molto. La seguiamo sempre? Sì. Allora tanti auguri. Grazie anche a lei. Sono anche tanti giovani, numerosi, che seguono la processione, anche la Santa Veglia che si svolge la notte del Sabato Santo, una messa molto molto particolare che celebra la risurrezione del Cristo e che quindi dà il via alle feste, all'inizio della festa pasquale. Anche se come di rito è al mezzogiorno della domenica in cui si fanno gli auguri ufficiali di buona Pasqua. Ma intanto stiamo attraversando Piazza Umberto I e stiamo proseguendo verso la festa. Davanti a noi, ecco che c'è qualche volto che è noto a Canale 8 della famiglia Roccaro. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Proseguiamo con le interviste. Noi andiamo dietro la processione tutti gli anni? Sì, tutti gli anni. È una tradizione? Sicuramente. Quindi si tramanda ai figli? Eh? Ecco, una bella festa quella qui ad Avola. Bellissima, bellissima. Vi auguro una buona Pasqua, la vedo emozionata. Anche a voi. Buona giornata. Grazie. Tanta emozione tra i fedeli. Ecco, proprio in questo momento stiamo attraversando la piazza Umberto I, ci troviamo di fronte alla Chiesa Madre. Una grande folla sia davanti che dietro noi. È una temperatura quanto calda. Come dicevo poc'anzi, come da tradizione, il meteo non fa mai sorprese. Il freddo, il vento dei giorni che precedono la domenica di Pasqua, poi a tutto ad un tratto, come per magia, se ne vanno per dare spazio al sole. Continuiamo la nostra passeggiata. Stiamo arrivando a destinazione per vedere la seconda parte di quella che è la pace. La Madonna ha ormai buttato il velo nero, il velo del lutto, e ripropone
l'incontro con il Gesù Cristo, il famoso abbraccio, quindi la pace così denominata, in tutte le piazze. E come di rito tutti i fedeli insomma si spostano per seguire in ogni piazza quello che è l'abbraccio fra la Madonna e il Gesù Cristo. Le due state seguite dalla banda musicale, tutte le autorità civili e non, e i fedeli. Una lunga, lunghissima processione di fedeli che come ogni anno segue questa festa. Ecco come sottofondo appunto sentiamo le note suonate dalla banda musicale Diavola, diretta dal maestro avolese Sebastiano Bellarte. Prosegue il nostro cammino. Sono momenti di grande gioia, che questa è una delle feste più attese qui ad Avola, anche se il nostro collega Giovanni Battaglia ricordava che la pace è un evento che viene riproposto anche in altri paesi limitrofi, com'è anche noto. Ecco, ci siamo di fronte alla chiesa di Sant'Antonio e sta per riproporsi il momento della pace. Manca poco. Ecco che suonano le campane a festa. Gli occhi sono tutti rivolti alle due statue, il Gesù Cristo e la Madonna, vestita di azzurro. Ha ormai gettato via il velo nero, l'abito scuro del lutto.